Questa è l'Attica, la terra favolosa di Atene. Che cosa riservano le sue rive e i suoi boschi a Ercole? Era partito solo e torna con Iole, la donna che ha sposato. Nel loro viaggio verso Tebe, li accompagnerà Ulisse, che il padre affida a Ercole perché ne completi l'educazione. È difficile staccarsi dagli amici quando si è vissuto insieme 2 anni dividendo rischi e speranze. È triste pensare che quella nave non sarà che un ricordo, come saranno un ricordo Tifi, il nocchiero, Laerte, l'irrequieto sovrano di Itaca, ed Argo, il costruttore della nave. Porti a Tebe il più bel fiore di Iolco. È stata lei che mi ha messo le catene. Come se ti facessero paura le mie catene. Addio, Ercole. La marea sta calando e con tutti gli scogli che già graffiano la chiglia... Su, di la verità, sei commosso. Io? Sei così giovane, ma io l'affido a te soprattutto, come ad un'altra madre. Ulisse è testardo, si crede già maturo come un uomo. Hai sentito? Devi filare dritto, eh? Se stai a sentire quello che dicono i vecchi. Oh, dico. Scusami, gli uomini di una certa età. Lo senti come risponde al padre? E questi? Se devi farmi sapere qualche cosa, serviti di uno di loro. Scrivi, lega il messaggio ad una zampa e lascialo libero. Ma questi sono i miei piccioni. Ma sì, quelli che regalai a Penelope quando andò a Samo. Proprio loro. Sono tornati a Itaca. Una mattina li abbiamo ritrovati tutti nella colombaia. Quando gli uomini scopriranno che i piccioni sanno viaggiare meglio di noi, le notizie correranno da una terra all'altra con la velocità del vento. Resta sempre il dubbio se sia meglio mangiarseli i piccioni. Addio, Ercole. Lo raccomando a te. Prima l'avevi raccomandato a Iole. Scegli, o Iole o me. Non cominceremo a litigare per questo. Su, Ulisse, aiutami. Un momento. La cetra di Orfeo. È per me? Con quelle mani vorresti suonare la cetra. Per tua moglie. Oh! Ma è stupenda! Abbraccialo per me. Sì, Iole. Addio, figlio. Ascolta gli insegnamenti di Ercole, poiché un giorno tu... Addio, padre. Su via, Ercole, altrimenti piangeremo anche noi. Addio, Iole. Addio, addio, Ercole. Ulisse. Domani vedrete che cosa è Tebe. Una città con 7 porte, 4 a settentrione, 2 a levante e 1 a meridione. Un re saggio di nome Edipo. Con 2 figli maschi. E Teocle e Polinice, grandi mura, case spaziose e ricche. E lo stadio, la grande piazza, una città insomma bagnata da un fiume e illuminata dal sole. Cosa ridete? Voi non sapete niente. Non sapete che cos'è una vera città, ma quando sarete a Tebe, basteranno i modi della gente a stupirvi. Eccoli, i tuoi tebani, bella gente, modi squisiti. Sono argivi. Cosa fanno qui nell'Attica? Perché ti preoccupi? Perché sono violenti. Non fanno che guerre e vivono di saccheggi. Ma quelli li comandava un tebano, l'ho riconosciuto dall'armatura. Allora ci penso io. Ricordati che la cerimonia sulla nave di Argo si chiama matrimonio. Adesso hai una moglie e dei nuovi doveri. Bravo, Ulisse. Insegnalo a tuo maestro. Adesso ho capito. Vi siete alleati contro di me. E va bene. Lavora tu. Io dormo. Che sonno.
vorrei sognare per l'eternità l'amore. E tutti sanno che non si passa per la mia strada senza pagare un pedaggio. Sì, sono io, il figlio di Gea, dea della terra, per vostra norma. Vorrei sapere se avete oro e cosa portate nel carro. I cavalli, è inteso, li stacco e me li prendo subito. Ercole, Ercole! Io dormo. Avanti tu, scendi, dammi una mano a togliere i finimenti. Non ti vergogni a prendertela con una donna e un ragazzo? E perché? Anzi, è meno fatica. Smettila e scendi. Se mi opponessi... Ah sì? Ecco fatto. Ercole, che cosa aspetti? Ho un sonno che non riesco a tenere gli occhi aperti. Con chi stai parlando? Con mio marito. E dov'è questo marito? Non vuole alzarsi. Non vuole alzarsi? Ha! Lo sveglio io. Ne ho visti di uomini impauriti che facevano finta di dormire. Magari ti riuscisse di tirarlo giù. Su, su, amico, da uno sguardo a tua moglie e magari un ultimo bacio. Cambia padrone. Davvero? Sì, me la prendo io. Mi piace, è tenera come una pollastrella. E lei che ne pensa di questo? Lei sarà contenta di cambiare uomo. Se è così. Ma Ercole... Ercole! Te l'ho detto! I mariti davanti a me diventano agnelli! Oh, andiamo che ne ho abbastanza! E anch'io! No! È un bugiardo, non è il figlio di Gea. Avanti, andiamo! Hai la pelle dura, Thank you.
Va, Iole. Ma forse è vero. Fosse anche Plutone, gliela faccio passare la voglia di ridere. Attento, Ercole! È proprio Anteo, il figlio di Gea, la dea della terra! Ogni volta che tocca il suolo riprende le forze! Ah, è così? E allora cambierò sistema! Lasciami! Lasciami andare! Lasciami scendere! Dovrai ripassare un giorno dalla mia valle. Adesso ci fermiamo, Iore, là in quel bosco. Credi che potremo riposarci? Conosco bene il bosco di Colom. È così solitario e tranquillo che molti dicono che vi sia nascosta la porta dell'Averno. Ma c'è qualcuno? Strano. È la prima volta che mi capita di trovare gente in questo posto. Mi bagno! Aspetta allora. Fermati, dove vai? Lasciala stare. Sei venuta a tenerci compagnia? Come ti chiami? Qualcuno te lo dirà, sta tranquillo. Antila come graffia. Aspetta che ti asciugo io. Ma quello è Ercole. No, Polinice. Zitti, ascoltate. Puoi portarmi con te solo perché l'oracolo ha predetto che avrà fortuna e ti conserverà le mie spoglie. Tu mi hai scacciato dal mio regno. Ed è questa terra che mi ha dato asilo. È qui che io morirò. È qui che l'Averno mi accoglierà. Edipo. Chi pronuncia il mio nome? Io conosco questa voce. Essa richiama la mia memoria a un tempo migliore. E i miei occhi che hanno perduto la luce è come se tornassero a vedere. La voce di un amico, finalmente. Tu mi fosti suddito fedele, Ercole. Perché sei qui, mio re? Tu sei Polinice. Ma hai lasciato Tebe. Arriva sempre l'età in cui bisogna rinunciare. E anche se non è arrivata, sono i figli che te lo impongono. Polinice, che adesso mi sta qui davanti in lacrime, pensò bene di avvertirmi che era ora di andarmene. Lui e suo fratello Eteocle avevano stabilito di dividersi il potere fra di loro. Un anno Eteocle e un anno Polinice. Cominciò Eteocle, ma quando il suo anno finì, scacciò il fratello. E che fai ora qui? Che cosa vuoi da tuo padre? Il suo perdono. La mia complicità! Adesso tenta di togliere a Eteocle quel maledetto trono con l'aiuto del suocero, il re degli Argivi. La tua città diventerà il campo di una lotta tra fratelli. E che importa se Tebe sarà distrutta, se morranno tanti uomini e tante donne, purché uno di questi due ambiziosi continui a regnare. Ascoltami, Polinice, io ti conosco da ragazzo e ho rispetto per tuo padre, altrimenti farei subito giustizia per Tebe. Ma c'è un'altra soluzione. Andrò io da Eteocle e cercherò di convincerlo a osservare i vostri patti. È nobile quello che vuoi fare, Ercole, ma non servirà a nulla. Tebe è la mia città. Bisogna cercare di salvarla. E se non ci riuscirò e vincerà la follia degli uomini, dovrò convincermi che io, Ercole, sono il più pazzo di tutti. Allora, rispondimi, Polinice. E va bene. Corri da Eteocle. Ti do 6 giorni di tempo per farmi sapere che cosa hai ottenuto. Trascorsi i 6 giorni, marceremo contro Tebe. Aspetta.
Saluta tuo padre, figlio. Addio, padre. Avresti voluto un figlio come Ercole. Mai meritato nulla. Ci puoi andare, Ercole. Nessuno lo può disturbare. Nessuno, neanche per i motivi più gravi. Non gli si può parlare di niente quando è nella torre. Vuoi ascoltarmi, sì o no? No, Ercole. Guarda, io ti ho avvertito. Tu non lo sai perché è tanto tempo che sei lontano, ma mi devi credere. Ecco, lo vedi che non si può passare. Devi pensare ad avere una cosa molto importante da dirmi. Se sei arrivato fin qui. È importante ed è anche molto urgente. Non disturbare le tigri. Sono nervose oggi. Vengo da parte di tuo fratello. Polinice. Lo vedrei volentieri là sotto, al posto di quell'uomo. Ne parleremo dopo, adesso guarda. Uno capace. Tu forse. Perché non ci provi tu? Ho promesso un grosso premio a chi riuscirà a domarne una senza farsi ammazzare. Non ti tenta? Non sono qui per questo. Già, mio fratello. E che cosa vuole? Vuole che tu gli lasci il trono come avevate stabilito, altrimenti marcerà su Tebe con l'esercito argentino. Che cosa dovrei fare secondo te? Andarmene? E tornare con la prossima primavera? Sì, se questo è il patto. Chi è quella ragazza? Iole, figlia di Pelia, è mia moglie. Hai scelto bene. La figlia del re di Iolco. Cominci a imparare, eh? Che cosa vuol dire essere in qualche modo un regnante? Non ho paura di mio fratello, né di tutte le schiere dell'Argolide. Ma mi tenta l'idea di un bel viaggio. Cercare un buon domatore per le tigri. In Egitto mi hanno detto che ce ne sono di bravissimi. E poi dovrò scovare un alleato per riprendermi il trono quando mio fratello tenterà di farmi il mio stesso scherzo.
Salve, Ercole. Salve, Iole. Salve, Creonte. Hai sempre la stessa espressione di rimprovero. Ah, non mi guardare così. Non lo merito. Ha una luce strana negli occhi. Non deve essere l'uomo più saggio del mondo. E le sue risate assurde e improvvise, come brividi. Tua moglie ha ragione, Ercole. Hai visto e deciso per quello che gli hai chiesto? Lo credi veramente? E Teocle sa che è l'unica soluzione che gli resta. E poi non hai sentito? Cerca un domatore. E ne ha bisogno. Quello era l'ultimo. E quelli? Sono prigionieri. E se tenteranno di fuggire, faranno la stessa fine del domatore. Svegliata dal rumore, la madre accorse e lo trovò qui, mentre strozzava i serpenti. E quanti anni aveva? 7, 8. Ma se dai retta alle chiacchiere, Ercole doveva essere ancora in fascia. Non riesco ad immaginarmelo, Ercole bambino. Un uomo così dovrebbe essere nato grande. Figurati se non dicevi la tua. Scusala, Iole, mia figlia parla sempre più di quanto non dovrebbe. Ma è tanto simpatica. Ci terremo compagnia. Raccontami ancora di Ercole e i serpenti. Erano venuti dal giardino. Sì, è vero. È sempre piena di bisce e di serpi la nostra campagna, e non solo la campagna. Qualcuno disse che era una vendetta. Se fosse morto Ercole, mia madre sarebbe morta con lui. È stata la sua nutrice. Dovrete volermi bene come a lui. Ne avrò tanto bisogno. Sarà un'assenza breve, Ione. Vorrei tanto che tu non partissi. È per la salvezza della mia città. Benvenuto nella mia casa, Eteo. Porti con te la tua donna? No, mi accompagnerà Ulisse. Ulisse, Ulisse, chi è costui? Ulisse, figlio di Laerte, re di Itaca. Un re senza esercito, non mi interessa. Tieni, questa è per Polinice. Come vedrai, ho accettato tutto. Sono ragionevole io. Anch'io. Non sbagliare, eh? E ricordati. La distanza, la forza del vento, la velocità del fagiano, insomma il punto d'incontro tra freccia e bersaglio. Molto bene. Io intanto preparo il fuoco. Ma non tornare a mani vuote, eh? Ulisse, sei grande! Qua! Learco! Felicerte! Ah!
Iole! Che succede, Ercole? Iole! Dove sei? Iole! Ercole, che cos'hai? Iole! È la sua voce. Non la senti? Ma io non sento niente. Ercole, guardami, sono Ulisse! Ercole, ascoltami! Ercole! Chi sei? Chi sei? Rispondi. Non avevo mai visto tanta prudenza. Un servo solo, stupido e muto. E tu? Che aspetti? Cammina. Hai ragione. Meglio ucciderlo subito. Hai ancora qualche dubbio? A momenti mi mettevo a gridare io per lui. Suo servo, fu un povero sordomuto. Gonfale, ti prego, ascoltami. Portalo via. No, Gonfale, in nome del nostro amore, salvami, Gonfale! Grazia! Pietà!
Vorrei sapere una cosa. La puoi domandare a me? Che mi è accaduto? Non ricordo più nulla. Non ricordo neppure chi sono. Ed è importante? Non lo so. Non so più neanche questo. Conosci quel ragazzo? No. Sicuro? Non l'ho mai visto. Siediti qui con me. Ma chi era? Il tuo servo. Il mio servo? Sì. Ma ti giuro sugli dèi che... Vuoi farmi credere che non ti ricordi neanche che sei il re di questa terra e il mio sposo? Io non mi ricordo, ma ti credo. E poi mi piace l'idea di essere un re. A proposito, come mi chiamo? Che importanza ha il nome? Ah, nessuno, ma per poterti rispondere. Per me il tuo nome è amore. Ah, incomincia a piacermi il posto. E io? E tu, più di tutto. Portiere. Chissà perché l'ha conservata Ercole. Fu spezzando quella catena che Ercole mi conquistò. Sono passati soltanto pochi mesi e mi sembra tutta una vita. Ti ama, sei fortunata. Credo che l'uomo che sposerà me non spezzerà nemmeno una foglia di gelso per avermi. Vuoi star zitta? Sono passati appena 3 giorni. Possono averlo trattenuto per stilare una risposta definitiva. Sì, sì, avete ragione, è tutto logico. Ma io sento un'ansia, un'agitazione. Se non torno entro domani, partirò anch'io. Gli andrò incontro verso l'Argolite.
Muoviti, è ora di lavorare. Su. Ehi! Beh, vedi, io ho fatto una magnifica scoperta. Non so prima, ma adesso dubbi non ne ho. Durante il giorno dormo e la notte sto sveglio. Altrimenti si perde tutto il bello della vita. Siete pronte? Sì, la notte è fatta per amare. Chissà poi perché io dico queste cose a un sordo. Beh, basta, ho fame. Ah, questo si chiama vivere. Svegliarsi così senza niente da fare e senza nessuna preoccupazione. Ehi, di. Non l'hai mica fatto apposta? Scusa, Ercole. Che hai detto? Ercole. Ercole? E chi è Ercole? Iole. Non capisco quello che dici. Sì, Iole, tua moglie, e Teocle, Polinice, il messaggio, il pericolo della guerra contro Tebe. Piegalo. Una volta lo facevi senza sforzo. Benvenuta, regina. Hai dormito bene? Stupendamente. Ho sognato di te. Ne sono lusingata. Nel viso, però, eri molto diversa. Più bella? No. Diversa, eri bionda e più dolce. Cosicché in sogno incominci a tradirmi. Pensa se un giorno ci svegliassimo con un viso diverso e con un altro destino. Sono felice, non voglio pensare a cose tristi. Io ti amo e di tutto il resto non mi importa. Tanti fenici se ne vanno. Quella è gente che ha sempre il fuoco sotto i calzari. Hanno portato delle cose belle. Come la tua conchiglia. Stoffe rosse, vasi, profumi. C'è persino della tintura egizia. Comprerei tutto. Ehi, bambina, il denaro conta anche per un re. Che cosa è successo? Perché è scappato via così? Guarda, quello è uno dei piccioni che mi ha regalato Ulisse. Lo riconosco, grigio con le macchie nere.
forse è un segno degli dèi. O forse è un segno di Ulisse, di tuo figlio. Ma sei proprio sicura? Ma sì, sì, non ne ho mai visti macchiati così. È lui? Sì. Cosa c'è? Devo partire subito per la Lidia. Un messaggio d'Ulisse? Sì, ha bisogno di me. Che cosa ha scritto? Nulla, ma ha bisogno di suo padre. E tu vai così, solo? Con pochi amici fidati. Un'azione di forza metterebbe in pericolo Ulisse ed Ercole. Dovete tenere segreta la mia partenza. Nessuno deve conoscere il motivo. State tranquille. Riporterò a te il figlio e a te l'innamorato. Ve lo prometto. Quanto poco tempo Laerte ha trascorso con me. Sempre per una causa giusta, ma sempre in viaggio, lontano. E Ulisse è assai più irrequieto di suo padre. Se lo sposerai non l'avrai mai in casa. Lo so. Ma si vede che è proprio questo il mio destino. Lo amo. Non potrei vivere senza di lui. Tornerà, vedrai. Laerte lo riporterà. Però deve essere una donna straordinaria. Grazie, amici. Che gli dèi ci assistano. Che gli dèi ci siano vicini per il grande affetto che noi tutti portiamo a Ulisse, a Ercole, a Ione. Nemmeno della propria madre ci si può fidare. Guarda il tuo Ercole! Appena potuto... mi ha tradito per Polinice. Non puoi dirlo con tanta sicurezza. Quali prove hai? Le notizie dei miei informatori. Ho visto con i miei occhi il concentramento delle truppe argive. Io ho parlato con i soldati. Non vedono l'ora di mettere le mani sul tesoro e sulle donne di Tebe. Là si accamperanno gli argivi. Là ci sarà la tenda di Polinice. Là la gente che mi vuole scacciare da Tebe... con l'aiuto di Ercole. Se avesse avuto questa intenzione, avrebbe portato con sé Iole. Spesso un uomo ha piacere di liberarsi insieme e della propria donna e dei propri nemici. Non Ercole. Lui sa che Iole potrebbe essere un ostaggio. E lo è. Sta tranquillo. C'è un'altra sorpresa per te. Grande saggio. Oltre le spade degli argivi. Sai dove è stata fermata? Sulla porta di Atena Onca, mentre tentava di lasciare Tebe per raggiungere suo marito. È vero? Ti ha chiamata Ercole? No, non so più nulla di lui. Te l'avevo detto che gli sarei andata incontro. Deve essergli successo qualche cosa. Ti prego, lasciami andare nell'Argolide. Non posso più vivere così. Sarebbe comodo per tutti e due, eh? Riunirvi sotto una tenda nel campo di Polinice. Che cosa dici? Non capisco. Ma lei non ha colpa, Eteocle. E nemmeno Ercole. Forse se tu le permettessi di raggiungerlo... Mi credi così stupido? Credi veramente che quattro parole possano farmi uscire di senno? Portatela via! Ma è ingiusto, inumano. E come lei, arrestate tutti i tebani sospetti di amicizia con Polinice. Arrestateli! E con essi i loro familiari e i loro servi. Arrestate tutti coloro che pretendono d'essere saggi in nome di Ercole e di mio fratello! Creonte per primo. Thank you.
sveglia, il sole è già alto, è ora di lavorare. Spicciati, che il tuo padrone ti sta aspettando per il massaggio. Seconda volta che rovesci la mia coppa. È meglio per te, Ercole. E poi, perché ti ostini a chiamarmi Ercole? Ercole. Mi sembra un nome conosciuto. Ricorderai, sta tranquillo. Ma che cosa? Sarebbe troppo lungo spiegarti adesso. Non bere altra acqua all'infuori di quella. Riacquisterai forza e memoria e potremo andarcene insieme. Andarcene? Non sei di qui tu? Mi chiamo Ulisse. Tu e io siamo molto amici. Ci hanno portato qui insieme. E se non troviamo il modo di fuggire, quello che ho visto qui è terribile. Sì, durante il giorno non vado da me. È al tramonto che... trac, dentro. Ieri stavo girando per trovare una maniera di andarcene. Quando sono capitato in un'altra grotta. Insuperabili. Forse un giorno troverete anche il modo di conservare la vita. La vita è fatta di ricordi, di sentimenti. È meraviglioso quello che fate, fissando per sempre la bellezza d'un volto, col suo sguardo, il suo sorriso, l'espressione. Vedrai quello che faremo con Ercole. Freddo mi sono rimasti addosso per tutta la giornata. E io dovrei crederti. Non lo pretendo. Lo domanderò a un fale. E se tu hai mentito? Un fale non può che negare. Se hai deciso di raccontarlo a lei, uccidimi subito tu. Preferisco morire per mano tua quando è così. Se proprio lo vuoi, non ti parlerò mai più, né di Ercole né di un fale. Ha 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 ha!
Andatevene. Avete sentito? Nessuno ha mai dato ordine in mia presenza. E allora ti ci dovrai abituare. La mia volontà. Non so nemmeno se è amore ciò che provo, ma non ho più la forza di difendermi. Così deve essere. Che cos'è? Qualcuno è sbarcato nell'isola. Regina, della gente ti aspetta. Da Itaca è arrivato Laerte con un breve seguito. Dice che resterà pochi giorni. Vuole porgerti i suoi omaggi. Digli che torni da dove è venuto. Noi non vogliamo visite. No, devo riceverlo. Sarebbe un'offesa e molto grave. Allora preferisci offendere me, lasciandomi solo. Ma tu non ti offenderai. E non ti lascerò solo se non il tempo che occorre a dar loro il benvenuto. Aspettami qui. Tornerò fra poco. Animo, si torna dentro. Gli ordini sono questi. Avanti, poche storie. Su. Non sempre le acque dell'Egeo sono state generose con noi e il nostro viaggio sarà ancora lungo e faticoso. Scusaci quindi se i nostri doni sono pochi e modesti, ma essi esprimono sinceramente la nostra amicizia e il nostro omaggio a te, regina di Lidia, che dalla solitudine di quest'isola governi con saggezza il tuo regno d'Asia. Grazie, re di Itaca. Ho già dato tutti gli ordini perché a te e al tuo seguito sia destinata l'ala migliore della reggia. Le mie guardie vi accompagneranno. A più tardi, regina. E tu come ti chiami, giovane greco? Castore. Ho la sensazione di averti già visto prima di adesso. Mentre gli altri si ritirano, tu rimani con me. Vorrei tentare di ricordarmi chi sei. Come vuoi, regina. Ercole. Cosa hai detto? Non mi riconosci veramente? Dov'è mio figlio? Chi sei tu? Che cosa vuole quest'uomo? Non so, ti scambia per un altro. Hai ragione, Ofale. Se a prima vista qualcosa in questo gigante può ricordare il figlio di Alcmena, basta guardarlo un momento per capire che è un altro. Ma certo, Laerte, Ercole è diverso. Altra faccia, altra corporatura. Ma chi è questo Ercole? Il più forte e coraggioso uomo di Tebe, un eroe. E cosa c'entro io con lui? Niente, quanto c'entra l'acqua col vino. Stanno male insieme. Non mi piacciono le vostre risate nei vostri discorsi. Va, ti raggiungo dopo. Non dopo, ma subito. Vi prego di scusarlo. Perdonaci tu, regina. Noi ci ritiriamo. Sandone. Scusa un momento, greco.
Assicurati che gli ospiti siano trattati bene, che si sazino e poi vadano a riposare al sicuro. Al sicuro da che cosa, regina? Dalla notte, Castore. È molto fredda la notte nel mio palazzo. La voglio provare. Le perle hanno bisogno di un contatto vivo perché acquistino maggior splendore. Domattina questa collana sarà molto più bella. Mai dubitato che potesse risolversi diversamente. Il termine è trascorso. Eteocle ed Ercole sono scomparsi come la notte alla luce del giorno. Così, la parola torna a me, anzi a noi e alle nostre 7 schiere, una per ciascuna porta di Tebe. Una bella sorpresa per mio fratello. Certo, sarà un bel giorno quando entreremo a Tebe. Lo sogno da anni, un saccheggio come questo. Andiamo! Tu, Megarreo, presiederai la porta Nistea. Polifonte, quella Elettra. Ipervio, la Delfa. Melanippo, la Boreale. Attore, la Pretide. Ah, la Stene. Tu che a quanto dice Creonte sei il più capace di tutti noi, difenderai il punto più debole, la porta Omoloia. Sta bene, Eteocle. Io stesso affronterò Polinice, sulla porta sacra d'Atena Onca. Che succede? Sono i profughi delle campagne di Tebe che vengono a rifugiarsi in città. C'è asilo per tutti. Già, ma non ci saranno i viveri per l'assedio. Abbiamo già troppe bocche inutili nelle prigioni. No, basta! Attento, Eteocle. I tebani sono stanchi di te. Stai perdendo il loro favore. Sì, lo so. Che preferiscono Creonte. Ma io gli preparerò un bel rogo. Fate chiudere le porte della città! Tutte! Da questo momento nessuno deve più entrare a Tebe. Un eroe. Ma certo, Ercole è diverso.
altra faccia, altro aspetto. Ma non c'entra niente con Ercole, c'entra come l'acqua col vino. Perché mi hai fatto venire qui? Cos'è che vuoi veramente? Non puoi capirlo tu. Credi? Eppure è abbastanza semplice. Se tu non fossi così scaltra, direi che è per conoscere la ragione della nostra visita. No. E non è certo per me. Sta zitto! Non volevi me. Era per lui, per Ercole. Maledetto il giorno che è venuto qui. Sono io che lo devo maledire quel giorno. Sì, Onfale. Sono di nuovo io, finalmente. Ercole. Che cosa vuoi fare, eh? Non temere. Non mi ucciderà. E che cosa te lo fa credere? Tu stesso, Ercole. Non puoi uccidermi perché sai che t'amo veramente. Come io sapevo che un giorno sarei stata vinta. E tu m'hai vinto, Ercole. Se tu sapessi quanto ho lottato contro me stessa, contro i miei sentimenti per non amarti, vano. È stato in vano. Se tu fossi sincera, avrei pietà di te. A me basterebbe la tua pietà. Basta, alzati. Sta bene, Ercole. Ma c'è una cosa che non potrai mai portarmi via. L'amore che mi hai dato. L'amore che è stato nostro. Nemmeno tua moglie potrà distruggerlo ormai. Non nominare, io voglio andarmene subito. Come desideri, Ercole di Tebe. Sei libero d'andartene insieme ai tuoi amici. Ma subito, perché potrai pentirmi. Sappiamo che è vivo. Ma Ulisse è un ragazzo furbo. Sandone, manda via i tuoi uomini. Devo parlare ai miei ospiti. Addio, Laerte. Addio, gente di Grecia. Ercole torna con voi. Sandone vi accompagnerà all'approdo. Dov'è mio figlio? Avanti, parla! Tanto padre! Un momento, regina. C'è prima un conto da regolare. Uccidili tutti! Non risparmia, Ercole. Quando mi hai raccontato quella storia... Per gli dèi. È qua! Per di qua, venite!
Guarda, Ercole, era già pronto per te. Ma siamo ancora in tempo a finirci sopra anche noi. Di qua. Presto, prima che ci chiudano in trappola! Non c'è altro da fare. Giù! E io come faccio? Col tuo mantello. Del mare. Viene di là. La nostra nave, Argo. Beh, che aspettiamo? Un momento. Io non so nuotare. No, fa niente, ti porterò io. Va bene. Forza, Esculapio! No, no, preferisco ritornare da un falo. Avanti, coraggio! Non ho paura, è che ancora non ho scoperto come si curano i reumatismi. Così tua madre sarà tranquilla. Mia madre, no, è una donna coraggiosa, non si preoccupa. Forse Penelope. Ma sentilo. Già, crede che le ragazze non pensino che a lui. Come potrò ringraziarvi? Conservaci la tua amicizia. Non preoccuparti, vedrai i giorni e le notti che dovrai ospitarci a te. E vogliamo mangiar bene. Ma quanto ci sono stato in quell'isola? Più di 20 giorni. Come un ragazzetto innamorato. 20 giorni. La tregua è scaduta. Polinice sarà alle porte di Tebe. Iove. Dobbiamo far presto! L'ho lasciata nelle mani di un pazzo! Alzate la vela! Della giustizia e dell'onore, chiediamo l'immediata resa della città di Tebe. In cambio Polinice garantisce la vita ai seguaci dell'usurpatore Teocle, la salvaguardia dei loro diritti civili e il rispetto dei loro beni. L'usurpatore sarà inviato in perpetuo esilio. Rispondete, uomini di Tebe. Questa è l'ultima parola di Polinice. Risponderò io per Tebe. Polinice si è messo contro la sua città, aiutato dagli strani e dal traditore Ercole. Per lui e per la sua gente, Tebe non ha che una risposta. La legge. Guardateli!
Sono i familiari di Ercole, gli uomini e le donne fedeli a Polinice. Guardateli bene, perché nessuno di essi avrà lunga vita. Ercole, perché non sei qui? Tua moglie la riserverò per lo spettacolo finale, quando ci sarai anche tu tra gli spettatori della torre. E intanto, guarda, spalanca bene gli occhi, Polinice. Goditi queste morti. Io mi godrò la tua! No! Giù! Non tornare a Tebe, Ercole. Non mostrarti a Eteocle. Non aspetta che questo per uccidere Iole. La voglio uccidere sotto i suoi occhi. Gridava come un pazzo. Sarà per lo spettacolo finale, nella torre. Noi siamo pronti a tutto, Ercole. Ti seguiremo dovunque tu vuoi. Ma bisognerà usare prudenza. Lasciatemi solo. È un errore concentrare tutte le forze contro il Lafa Meridione solo perché tu vuoi trovarti faccia a faccia con tuo fratello. Sarebbe meglio fingere d'attaccare le porte a Settentrione e a Levante e poi... Mio fratello è pazzo ma non ingenuo e sa benissimo che l'urto verrà dalla parte dove i tebani avranno il sole negli occhi. Calcolate inoltre la mia gente dentro le mura. Ho l'impressione che i più siano stati eliminati. Ce ne sono ancora molti nelle case di Tebe. Gli informatori dicono il contrario. Il popolo è con Creonte. Non è vero. Garantisco io per il popolo. E chi garantisce per te? C'è un uomo che viene da Tebe. Ha un messaggio. Fallo entrare. Chi ti manda? Eteocle. E parla a te, Polinice. Ti offre di decidere il trono di Tebe tu e lui soli oggi stesso, davanti alla porta di Atena Onca. Un duello? Bella idea. Che ne pensi, Polinice? Voglio conoscere la posta. Tebe, per sempre. Forse è meglio per tutti. Non avrai paura di un pazzo? No, di certo. Ma chi mi assicura che i patti saranno rispettati? Noi tutti di Tebe. Siamo stanchi di questa incertezza, di queste liti, di tanto sangue. Per te piuttosto, Polinice, se perderai, chi ordinerà a questa gente di togliere l'assedio? Noi? Io stesso. Turno alle botte! Flavio! Oh, dei, proteggetemi! Ma quello è Ercole! Date l'allarme! Avvertite Deocle!
Creonte, non la vedo. Non l'hai incontrata sulla tua strada? No, non ho trovato che dei cadaveri. Ma dove è andata? Che ha fatto? La Stene l'ha fatta fuggire stanotte, temendo che quel pazzo la uccidesse. A Settentrione le mura sono meno guardate. Iole sarà già in cammino verso l'Argolide, verso di te. Ma allora è vero. Bella la tua storia. Fuggi dal carcere e finisci per cadere tra le unghie del lupo. Chissà come sarà contento Ercole quando glielo racconteranno. Sarà un brutto giorno per te quello. Sei tanto sicura di lui? Lasciami libera. Solo così puoi sperare che Ercole non ti tocchi. Preferisco rischiare. Vada a te. Conosci già la sua collera. Lo schiaffo mi brucia ancora. Sta a te farmelo dimenticare. No, no. Ma cosa credi di fare così? Non mi lascio spaventare dalle tue unghie. Comunque lo riprenderemo questo discorso. Adesso non voglio perdermi lo spettacolo. Thank you.
Spalancate le porte! Tebani! Preparate le aree per rendere grazie agli dèi! Il vostro re ha vinto! Stupido come suo fratello. Hanno avuto la fine che meritavano. Ercole, lo riconosci? Questa sera festeggerò la vittoria nella tua casa, con tua moglie. Ai vostri posti! Hanno abbandonato gli spalti. Forse si preparano alla resa. Thank you.
fato dei figli di Edipo si è compiuto. Vogliano gli dei che con queste fiamme si purifichi il destino della nostra città. Hai sofferto molto, Iora. Gli dei hanno posto tanti ostacoli tra noi e altri ne creeranno. L'amore non teme gli dei. La nostra sofferenza lo salverà sempre.